Benvenuti o bentornati nel canale di Zerdast, oggi inizieremo una nuova serie, inizieremo Pokémon versione Smeraldo, il mio primo gioco Pokémon ed è un gioco che è stato valutato molto positivamente da tutti i Pokéfan diciamo, e nonché è il mio primo gioco appunto Pokémon, uscito nel 2005 per Game Boy, per Game Boy Advance, e è un titolo sicuramente molto, molto, molto famoso, iniziamo subito. Ciao, scusa se ti ho fatto attendere. Ti trovi nel mondo dei Pokémon? Io mi chiamo Birch. Ma per tutti sono il prof Pokémon. Questo è un Pokémon. Un Lotad. Queste terre sono abitate da creature che chiamiamo Pokémon. Vivendo al loro fianco, noi umani li consideriamo amici fedeli o talvolta preziosi collaboratori. Molti ci coalizzano con loro, ma al malgrado questo legame, sono molti segreti che ancora devono essere svelati. Per questo mi dedico alla ricerca: è la mia principale occupazione. Raccontami qualcosa di te. Allora, sei un mimbo o una bimba? Direi un bimbo. Ho capito, come ti chiami? Ovviamente Zerdast? Sì, mi chiamo Zerdast, sì Perfetto Allora tu sei Zerdast e stai traslocando ad Albanova, la mia città natale, chiaro Bene, vuoi iniziare? La tua personalissima avventura sta per cominciare Armati di coraggio e tuffati nel mondo dei Pokémon dove, dove ti attendono sogni e avventure Ti aspetto più tardi al mio laboratorio Va bene, va bene, va bene Tranquillo, tranquillo Nel frattempo siamo dentro un furgone Addirittura l'effetto delle casse che si muovono proprio è Una cosa paurosa C'è un logo Pokémon sullo scatolone Il marchio del servizio di... Era per vedere cosa... Beh, usciamo subito Nel frattempo Velocizziamo subito il testo perché Devo dire, è molto lento E mettiamo quella cornice numero... 13 Questa qua, sì, va molto meglio Perfetto Ok, possiamo andare Usciremo dal camion dei traslochi e incontreremo nostra madre Mamma, Zerdas, sono qui tesoro, il viaggio sul camion dei traslochi deve essere stato faticoso Questa è Albanova, ti piace? Ecco la nostra nuova città Ha un'area curiosa ma sembra molto confortevole, non credi? E c'è anche una stanza tutta per te, entriamo Zerdas, guarda, cosa ne dici? Non è bello qua? Sì, fammi entrare però Sì, poi con traslocatori, ci sono dei Vigorot che stanno sistemando i mobili Ora, papà ti ha comprato un orologio, perché non vai a sistemare l'ora? Ok, vado, andiamo a sistemare l'ora allora sono le... Eh sto giocando, è tardi, sono quasi mezzanotte, sono le 11... Undici... Le mezzanotte meno un quarto Quindi ancora, 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 via, 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 Ancora, ancora, ancora. Ancora Sono le 11 E 45, ancora, ancora, ancora un po'. E 45, ok. Perfetto. Sì, è questo dell'esatto. Zerda, se allora ti piace l'autonoma stanza, bene, ora è tutto in perfetto ordine, hanno finito di sistemare ogni cosa I Pokémon traslocatori sono così pratici, assicuro di che sulla, sulla scrivania ci sia tutto Lei in realtà ci vuole fare andare sulla guida, ma noi andremo a prendere la pozione all'interno del PC Perché siamo alternativi Perfetto, direi che possiamo uscire da questa stanza e Scendendo giù, la nostra madre ci, ci chiamerà, dicendo che alla televisione c'è il nostro padre nella sua palestra perché nostro padre è un capo palestra uno degli otto capo palestra della, regio della regione. Papà ce l'ha di sicuro, ma ce lo siamo persi, perfetto. E il prof Birch. Ok, un amico di. Ok. Ci sto dicendo che il, il prof Birch è un amico di nostro padre. E che, che dovremmo fargli visita, però non ci sarà in laboratorio. Perché sarà. Sta facendo delle, delle ricerche all'esterno. Questa bambina ci avvisa, ci avvisa che. Ci sono Pokémon selvatici e se non abbiamo un nostro, nostro Pokémon, è pericoloso addentrarci nell'erba. Nella, nella grande erba del percorso 1. Qua andiamo dai vicini. Ciao, come stai? Devi essere Zerdas. Noi siamo i tuoi nuovi vicini. Piacere di conoscerti. Di avere grossomodo le, la, nostra, la stessa età di nostra figlia. Ed ecco qui che incontreremo la nostra rivale, Vera. Cliccando sulla Pokéball, infatti, lei ci, subito verrà. E, e tu chi sei? Oh, sei Zerdas, hai già, hai, già, hai già traslocato oggi. Io sono di diventare amico di tutti i Pokémon di tutto il mondo. Sì. Ok. Ok. Ok, sei in ritardo, perfetto. Devi dare. Ok. Ciao. Vattene al computer. Aspetta, e se io facessi così? E la Pokémon di vera? Meglio lasciarlo ok, infatti. Meglio lasciarlo dov'è. Andiamo via. Andiamo verso il percorso 1. E troveremo il, una situazione abbastanza. Strana Ehi hey, ciao Che paura fanno i Pokémon là fuori Sento la loro urla Mi piacerebbe andare a vedere Ma non ho dei Pokémon tutti i miei Puoi andare, noi... Puoi andare tu a vedere per me? Aiuto! E niente vediamo che il Prof. Birch È rincorso da un Pokémon da, da uno Zigzagoon Prendi una Pokéball dal mio zaino Ma anche no Dove vai? Non lasciarmi qui così Va bene la prendiamo la sta Pokéball. Allora Vediamo al dunque La scelta è fra Trico Pokémon legno Geco Di tipo erba Torchic, Pokémon pulcino di tipo fuoco. E Matkip, Pokémon acqua, Pokémon fango pesce. Ragazzi, io prendo Torchic. Bene così, bene così, dai. A cazzo duro così. Appare Zigzagon, vai Torchic. Torchic maschio, perfetto. Usiamo Graffio. Visto che Ruggito non fa una cippa. a usazione, ma a posto. Ancora Graffio. E dovrebbe essere K.P.O., perfetto. In due colpi Grande, grande Torchic Ehi hey, Sono stato colto di sorpresa Mentre ero intento a studiare Pokémon selvatici nell'erba alta Mi hai salvato, grazie Ah Ciao, tu sei Zerdas Non è posto perché per chiacchierare Vieni al mio laboratorio Più tardi ti va? Me lo chiede E poi ci ritroviamo magicamente nel suo laboratorio Allora Zerdas Ho sentito parlare tanto di te Ma so che ancora non, non hai il tuo Pokémon da, tu, da come hai lottato Suppongo tu abbia preso da tuo padre Zerdas e ci regala l'esempio della Ritorchica che abbiamo scelto poco fa E già che ci cioè perché non devo un soprannome? No, no, grazie Preferisco di no Se ti dedichi ai Pokémon e accumuli esperienza diventare senz'altro un allenatore in gamba e Vera mi dà una mano Perché non vai a cercare Vera? Sì, andiamo a cercare Vera È una buona idea Ah, ci dobbiamo fare insegnare cosa significa essere un allenatore Quindi secondo lui le prendiamo, le prendiamo di santa ragione praticamente Vabbè ragazzi, eh, come primo episodio va benissimo. Eh, abbiamo ricevuto il nostro Semprari Torchic e nel prossimo episodio andremo a sfidare Vera nel percorso 103. Io vi saluto, vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale. Ciao da Zerdast. Ciao a tutti.